Tommaso Paradiso e Baustel, Amore indiano. L'intro mi ricorda l'atmosfera di Amedeo Minghi, solo che purtroppo per noi non credo che partirà San Michel. Con la sua marea che copre, e copre e poi regala stelle di mare, è una strada dalla Francia, emerge a San Michel. A me questa ricorda qualcosa. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. Se mi chiedi chi è il ragazzo per te, Angela, io dico me. Uguale, cioè è proprio uguale. Terribile, fa morire. Ma adesso si distende. Andiamo verso la fine della canzone e vediamo che altre mirabolanti sorprese. Questa è una classica variazione in stile Pooh, ma proprio Pooh, cioè Pooh 100%, anche se il primo attacco, quel na 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 na, ricorda anche Tears in Heaven di Eric Clapton. Ora vediamo se li mettiamo. Bene, anzi, non bene, non proprio benissimo, ecco. Secondo me è una canzone stanca, una canzone vecchia nel senso brutto. È una canzone che non ha senso, perché unisce il vuoto cosmico che è comune alla maggior parte della produzione moderna, parliamo sempre di mainstream, precisiamolo, ha una certa stanchezza, una certa insofferenza, ha un certo clima retro un po' brutto, un po' sbiadito. Appunto di musica di anni fa, solo che le fa male anche quello, lo fa proprio male.
Mi accorgo subito che c'è intro, quattro righe, via ritornello. E dopo il primo ritornello, quello che succede è che le righe non sono neanche più quattro, sono due e poi di nuovo ritornello. E allora voi direte, molto male fino adesso? Male, sì, vero, male, ma potrebbe andare peggio. Potrebbe andare peggio andando a vedere il testo. Ed è proprio quello che faremo. Contenti? Ed eccoci qui. Che meraviglia. L'ho messo ovviamente piccolo non per leggere, ma per fare vedere questa dimensione di un foglio reale quanto miserabile è questo testo. Le parti evidenziate in gialle sono quelle del ritornello. Siccome sono buono di cuore, ho evitato di evidenziare anche quelle del pre-ritornello, altrimenti vi sareste resi conto che praticamente i versi della strofa non esistono. E voi direte: abbiamo sempre detto che non interessa perché possono essere cose bellissime anche se molto brevi. Vero, andiamo a vedere però. Partiamo subito forte con la frase che già ci ha fatto ridere, con l'inizio che già ci ha fatto ridere. Posso chiederti perché ogni volta vieni con me al binario numero 3 se devi piangere? Non sai dire cos'è, è roba forte dentro te, è il mio solito treno che va e le tue lacrime. Ok, ho evidenziato. Perché queste sono le rime che scriverebbe un bambino di 8 anni. L'abbiamo notato anche in altre produzioni, per carità, però è inaccettabile da chi si fregia di certi titoli, da chi vince certi premi, da chi è considerato dalla critica e dal pubblico, il pop di qualità. Perché me, tre, cos'è te? Cioè, proprio una roba allucinante. Andiamo a vedere poi cosa dice. Non c'è niente, cioè, è roba forte dentro te, è proprio una roba da accapponare la pelle. È il mio solito treno che va e le tue lacrime sono le stesse già viste nei film, sono le stesse di altra gente che è qui. Va bene, e parte subito sto ritornello. Quattro righe, ritornello. Arrivederci, amore indiano, io devo andarmene lontano, in un call center di Milano, per star bene ancora insieme, per poter chiederti la mano. Vabbè. Amore, vedi com'è strano essere quello che non siamo, essere soli alla stazione adesso. A questo punto, no, questa storia, no, introduce questo amore indiano, chissà quale resoconto ci sarà. No, non c'è niente, perché dopo, come riprende, tanti saluti dalla città, la domenica come va? È tutto chiuso, c'è solo un bar, con quattro anime, sono le stesse già viste nei film, qua infatti riporta alla cosa di prima, no? La stessa dinamica, quella al banco per l'ultimo drink. Wow, proprio questo rapporto ci fa provare un'empatia, ci siamo innamorati dei personaggi. E poi la chiusura, perfetta, non poteva essere non all'altezza del resto del brano. Mettiti al riparo quando il cielo è nero, oh, scrivimi un messaggio se la notte è scura, se hai paura. Ora, io penso che se scrivessimo, in realtà l'ho fatto. Notte e rima su Google o notte scura uscirebbero un miliardo, e così è stato, di riferimenti a canzoni, filastrocche, canzoncine, mini poesie scritte dai bambini delle elementari. Cioè, è proprio è una roba di una. Dobbiamo smettere di parlare di sta canzone perché non ha senso farlo. Ok, conclusioni brevissime, perché ci siamo fatti anche due risate, ma in realtà sto pezzo c'è poco da ridere. Io non sono fan di nessuno dei due. Quindi né di Baustelle e tantomeno di Paradiso. Ma se lo fossi mi sentirei abbastanza offeso, perché questo pezzo è inaccettabile, questo pezzo è un'offesa alla pubblica intelligenza. Se mi presenti questo pezzo, tu mi stai prendendo per il culo, tu mi stai dicendo tanto ti mangi qualsiasi schifezza, ti butto davanti. Questo pezzo è un insulto al pubblico, soprattutto al proprio, perché io me ne sbatto. Ma la gente che invece questi li segue, la gente che si vuole riempire la bocca, si deve sentire, perché qua siamo proprio fuori da ogni limite, sta canzone è una presa per il culo, cioè totale, complessiva, non c'è niente, non c'è una virgola che si salva, niente. E vo alcune volte abbiamo salvato le intenzioni. In questo caso è tutto scarso e le intenzioni sono veramente terribili per me. Questo pezzo è assurdo, cioè non ha senso. La buona notizia è che se invece volete sapere come se la sono cavata i Baustelle con il loro album Elvis senza la presenza del Tommaso Paradiso, vi anticipo meglio, ma anche perché peggio era praticamente impossibile, avete la possibilità di farlo guardandovi questo video.